Buongiorno a tutti, il libro di oggi è Il sergente nella neve del grande Mario Rigoni Stern. Questo è un libro che io ricordo mi fecero leggere da bambino. È il racconto della ritirata degli alpini nel Don nell'inverno del 43 durante la Seconda Guerra Mondiale. È il racconto di un gruppo di giovani, di uomini del nord, di alpini, della loro ritirata, le vicende drammatiche, che affrontarono nel grande inverno russo. È un libro di sofferenza, atroce. Per me è un libro pieno di ricordi, è un libro che mi commuove sempre ogni volta che lo leggo. A casa mia a Morbegno c'è un tempietto votivo. Ogni anno viene ricordata la battaglia di Varparkova e Nikolajevka. A me la cosa che fa piacere, cioè che colpisce sempre è che il tempietto fu costruito da coloro che sopravvissero alla ritirata. Che promisero a coloro ai loro compatrioti di costruire qualcosa che li ricordasse. Per me è una vicenda piena di ricordi perché ogni anno c'è questa rievocazione. Io ricordo che alla rievocazione ci andavo con mio padre, che non era propriamente un uomo molto amante delle armi, non era per niente militarista, ma mi accompagnava a questa manifestazione, a questo ricordo che c'era tutti gli anni. E allora ricordo quando ero piccolo che c'erano ancora alcuni reduci di quella drammatica esperienza. E quindi per me ogni volta che leggevo, che ho letto questo libro, che mi è capitato di farlo più volte, ho rivisto le facce di quegli uomini, di quei ragazzi. Per cui per me è un libro che mi colpisce molto emotivamente. È un libro che parla dei giovani della mia terra. Il battaglio Morbegno ebbe un ruolo fondamentale nella ritirata del Don. È una storia di ragazzi, è una storia di uomini, è una storia di lombardi di montagna, come li chiama Rigoni Stern, quelli del Morbegno. È una storia sull'atrocità della guerra, è una storia che trasuda umanità. È una storia che mi fa venire in mente Shakespeare, Enrico V, quando parla di pochi. Di coloro che di pochi che di pochi eletti, i fratelli in armi che combatterono la battaglia di San Crispino, nel giorno di San Crispino. Purtroppo i morti in guerra nella ritirata del Don non furono molto, sono le famose 100.000 gavette di ghiaccio. Però consiglio a tutti di leggerlo perché è un libro sì molto drammatico, ma anche un libro in cui c'è molta umanità, cioè in cui c'è molta speranza. L'augurio è che torneremo a Baita, Sergente Maggiore. Ciao!